Benvenuti in questo nuovo video tutorial dedicato ad Arcadia 14. Ora vediamo come poter inserire quelle che sono le fondazioni. Innanzitutto, le fondazioni possono essere rappresentate come piano di base di partenza da livello 0, oppure posso anche andarle a definire, come faremo oggi, su un livello ben definito. Quindi andiamo, per esempio, abbiamo definito, siamo partiti dal livello 0 nostro di base di riferimento. Ora adesso andiamo a definire un piano inferiore pari alla dimensione e altezza della fondazione che vogliamo dare. E adesso la fondazione di base di Arcadia è imposta 1,40 cm il piede di una fondazione continua. Quindi io andrò a definire un piano prettamente di 40 cm più, quindi l'altezza del taglio di visualizzazione della vista di sezione io devo portarla a 40 perché è il limite massimo dell'oggetto che io vado ad inserire. A questo punto vado a definire il nome fondazione e clicco e confermo con ok. Questo è un'anteprima del layout che avremo di riferimento. Quindi faccio ok. A questo punto mi ha portato in automatico su fondazione e possiamo andare su menu architettura e scegliere il tipo di fondazione. Allora, di fondazione ce ne sono. Allora, a parte il plinth con il pilastro e poi c'è la possibilità di fare una fondazione continua. Fondazione continua, clicco su fondazione continua e quindi mi vado a disegnare, rispettando quello che è l'asse centrale e strutturale del muro, mi vado a disegnare direttamente quello che è la mio piede di fondazione. Quest'icona qui permette di inserire anche un muro di fondazione se necessario. Nel nostro caso già c'era il muro, quindi non mi dà la necessità di inserirlo, però volendo posso appunto andare ad aggiungere anche il muro. Fatto questo, vedete, mi ha automaticamente definito il piede di fondazione. Tasto destro, confermo, vedete qui mi ha creato un piano inferiore, anche quindi il piede di fondazione. Quindi mi permette quindi di poter rappresentare al meglio quello che è la fondazione. Posso aggiungere anche un piede di fondazione, ad esempio, per rinforzare anche questo punto, in modo da darmi un ulteriore supporto e sostegno anche nella base del muro. Ok, questo è il metodo di come poter inserire poi quello che è la fondazione.